Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video riguardante le riscoperte del periodo, sia per quanto riguarda la skincare che per il make-up. È una sorta di video di ripescati, anche se non farò il solito video ripescati di make-up per la primavera perché ho riguardato quelli passati e bene o male sono sempre le stesse cose che vi faccio vedere, quindi vi farò ogni tanto questi video di riscoperte, di ripescati insieme. Partendo dalla skincare, un prodotto che ho ripescato proprio in questi giorni è il Lux Active Cleanser di Eterea. Questo che io avevo un pochino accantonato perché mi appanna un po' gli occhi, ve l'avevo fatto vedere anche in azione, infatti avevo detto questa cosa e quindi preferisco utilizzare altri prodotti che non mi danno problemi agli occhi. Questo non me li fa bruciare, però me li fa appannare e quindi l'avevo accantonato. Ottimo struccante, però alla fine l'ho riscoperto per il viso, per la detersione della mattina, per fare il doppio passaggio. Quindi primo passaggio con questo prodotto, secondo passaggio con un detergente a base acquosa, che sia una mousse o che sia un gel. E mi sto trovando benissimo perché mi rende la pelle super morbida. Questo è un burro che a contatto con l'acqua diventa lattiginoso, si sciacqua bene e poi vado a fare il secondo passaggio di detersione acquosa. Mi sto trovando benissimo, anche una profumazione molto delicata, mi piace tanto e quindi questo alla fine l'ho ripreso ad utilizzare alla mattina come detergente viso. Poi due maschere viso, una a risciacquo che è la Camellia Flower Antioxidant Cream Mask, questa di Saint Laurent. È una maschera freschissima che mi sta piacendo proprio per andare a rinfrescare il viso, me lo rende idratato, toglie lo stress proprio dalla pelle. È una maschera che vi avevo fatto vedere tra l'altro in azione, molti di questi prodotti li avete visti in azione. Comunque è una maschera gelatinosa che all'interno contiene i petali di camellia che fanno anche un leggero scrub, quindi prima di rimuoverla potete massaggiarla e il risultato è proprio un'esfoliazione molto molto leggera, che dà proprio questa luminosità alla pelle rendendola bella idratata e morbidissima. Quindi questa la sto utilizzando più o meno 2 volte alla settimana. Si potrebbe utilizzare anche tutti i giorni perché è proprio una maschera rinfrescante, reidratante, però io tutti i giorni non ce la faccio a fare le maschere, quindi questa la sto anche centellinando perché sono a meno di metà, ma comunque devo stare dentro il PAO, quindi la terminerò nel giro di breve tempo. Ottima, questa maschera mi piace tantissimo. Poi un'altra maschera è questa della linea Urbena di Liquid Flora, la Miracle Cream Mask, che è una maschera senza risciacquo. Questa va utilizzata proprio come sleeping mask, quindi va lasciata agire tutta la notte. È una cremina che vi rimette la pelle a nuovo. Ve l'avevo già detto, io avevo dei problemi anche di rossori, di imperfezioni e con questa cremina mi sono trovata benissimo anche nei casi di emergenza. La mettete su pelle pulita, ovviamente, proprio come ultimo step, la lasciate agire tutta la notte, questa vi lascia la pelle proprio elastica. Oltretutto all'interno ha l'alga Clamat, che è un ottimo antiossidante e previene l'invecchiamento cutaneo dovuto dall'inquinamento sia esterno che interno. Questa è veramente una maschera che toglie la fatica dalla pelle, la rende molto più elastica, morbidissima. Ma mi piace un sacco e questa la sto utilizzando alla sera proprio come ultimo step circa 3 volte alla settimana. Le altre 2 volte invece utilizzo solo il tonico all'aloe di Benton che vi ho fatto vedere di recente per andare a contrastare le varie impurità accoppiata. Formidabile. Poi passando al make-up, vi racconto anche un po' quello che ho utilizzato oggi per realizzare
questo make-up del giorno. Allora, come fondotinta sto utilizzando prevalentemente quello di Liquid Flora, sempre della linea Urbana, il Lift Fluid Foundation. Questo è un vero e proprio trattamento per la pelle, quindi lo utilizzo quasi tutti i giorni, è il mio fondotinta quotidiano praticamente, perché è un fondotinta che non mi va ad appesantire la pelle, mi fa un bel effetto naturale, è quello che indosso anche oggi, vi ho fatto anche il video applicazione. Praticamente i prodotti che ho utilizzato oggi sono un po' tutti quelli che ho utilizzato anche in quel video, tranne alcuni. Comunque questo è un ottimo fondotinta proprio di trattamento. Io solitamente lo stendo con il pennello 06 di Sephora, questo della linea Vegan, e mi trovo molto bene perché questo pennello non assorbe molto prodotto, quindi riesco a lavorarlo bene e a metterne anche poco, così non spreco prodotto e il risultato è sicuramente molto bello. Non mi secca assolutamente la pelle, non mi fa tirare la pelle durante la giornata. Quando lo vado a rimuovere sento proprio che la pelle sta bene, quindi cerco di evitare, magari in questi giorni che non sto fuori tutto il giorno, di mettere fondotinta troppo pesanti. L'altro che utilizzo è questo di Kiko, l'Insta Moisture, che ha un fattore di protezione 25, quindi anche quando magari faccio qualche passeggiata con Olly metto questo che ha un minimo di fattore di protezione. È un fondotinta, anche questo leggero, perfeziona l'incarnato, non ha un'altissima coprenza, mi piace perché risulta bello idratante e luminoso e lo vedo adatto a pelli secche e miste, su pelle grassa no, ed è un fondotinta che utilizzo sempre con soddisfazione. Questo ce l'ho nella colorazione 1.5G, invece quello di Liquid Flora è nella colorazione 102. Come cipria poi ho ripescato sempre questa di Liquid Flora, mi trovo molto bene con i prodotti di questo brand e quindi sto cercando di utilizzarli il più possibile perché vedo proprio un ottimo risultato sulla mia pelle. Questa è una cipria che non contiene talco, è una cipria che però non è totalmente opacizzante, quindi se volete qualcosa che opacizzi completamente il viso, questa non ve la consiglio, però è una cipria che a me piace perché mi lascia comunque il viso abbastanza luminoso, è quella che ho messo anche oggi, adesso c'è un sacco di luce qui, ok, siamo tornati alla normalità. Comunque questa è una confezione refill, quindi una volta terminata la cipria si può comprare solo la ricarica e si può evitare di spendere i soldi per la confezione intera, ha lo specchietto e anche una spugnetta che ho provato ad utilizzare, però mi trovo meglio col pennello oppure con la Beauty Blender. Comunque questa è una cipria che utilizzo perché non sto fuori tutto il giorno, perché comunque dopo un pochino tende a farmi lucidare e preferisco utilizzare la Fluffy Matte quando sto fuori molto. Ma visto che questa cipria non contiene talco, preferisco utilizzarla in questi giorni per non andare sempre a stressare o appesantire la pelle. Poi, per quanto riguarda invece la palette viso, ho ripescato quella di Dior Backstage, che è la 001 Universal, la Glow Face Palette, bellissima questa palette, se vi piacciono gli effetti proprio glow, super luminosi. Vedete, oggi l'ho utilizzata, ho utilizzato il blush e anche l'illuminante, quello white. Vi faccio vedere. Allora, ho utilizzato questo sopra al blush opaco che vi farò vedere dopo e questo illuminante che ho messo anche sotto all'arcata sopraccigliare. Questa palette è bellissima, non enfatizza la grana della pelle, dona proprio una luce incredibile. Questi sono i due colori che ho utilizzato oggi. Questa palette secondo me merita tantissimo nel periodo primavera-estate, è stupenda, veramente mi piace sempre tanto quando la utilizzo. Il colore più scuro, che dovrebbe essere il bronzer, io lo utilizzo o come ombretto perché è abbastanza luminoso come bronzer, vedete? Quindi questo lo utilizzo come ombretto o come blush molto molto leggero. E mi piace tantissimo, veramente super consigliata questa palette.
Come blush ho ripescato il Butter Blush di Physician Formula, vorrei riprendere il Butter Bronzer perché mi era piaciuto così tanto che l'ho terminato, quindi quello mi era piaciuto veramente tantissimo, però ho visto che in rete la colorazione che vorrei prendere io non è così reperibile perché io vorrei prendere la bronzer come colorazione, la light bronzer secondo me è un pochino chiara per me e su Amazon c'è la light bronzer, la sun kissed e la dark. Darker, mi sembra, vabbè, comunque parentesi. Questo è il blush nella colorazione nude, è morbidissimo, proprio burroso come blush, è un blush opaco al quale io solitamente vado poi a sovrapporre dei blush più luminosi. Questo ha un effetto molto naturale, vi dà proprio un bel effetto salute quando lo mettete, potete anche tranquillamente mettere solo questo. Sotto nella confezione, come nel butter bronzer, c'è la spugnetta che non ho mai utilizzato. Come correttore ho ripescato poi questo di Lancôme, l'Effacers a lunga tenuta che io ho nella colorazione 02. Questo ha anche un SPF 30, lo utilizzo da anni con soddisfazione perché copre bene per quanto riguarda le mie esigenze senza andarmi a segnare o a seccare la zona del contorno occhi. Ne va utilizzato proprio poco. Vi faccio vedere la colorazione che è questa. Io solitamente metto solo questo, poi magari vado a mettere anche un correttore più luminoso sopra, indovinate quale? Quello di Becca, che però non vedrete in questo video, ve lo farò vedere più avanti, ne riparleremo sicuramente. Comunque ho ripescato quello e questa penna di Estée Lauder della linea Double Wear, la Brush on Glow, che è una sorta di BB cream per il contorno occhi. Io ce l'ho nella colorazione 2C Light Medium Cool. Questa la sto terminando, tra l'altro ce l'ho da diverso tempo e la utilizzo per andare a correggere magari i punti qui quando vado a truccarmi, la metto proprio qua nell'angolo esterno dell'occhio. L'ho messa anche oggi per andare un po' a liftare la zona e subito è un po' grigio come colore, però poi si fonde bene con l'incarnato, vedete, sembra un po' grigina, però alla fine dà una bella luminosità, non una roba eccessiva, però mi crea dei bei punti luce sul viso, anche se non è assolutamente paragonabile al solito correttore di Becca. Poi, come mascara, ho ripescato questo di Honest Beauty che in realtà non ho poi mai smesso di utilizzare. Anche questo lo sto per terminare. Da una parte ha il primer, che ormai è terminato questo proprio, e il mascara che è bello nero. Ha uno scovolino che mi piace tantissimo in silicone che separa bene le ciglia. Ha un bel effetto allungante. È quello che indosso anche oggi. Ha buoni ingredienti, io con i prodotti di Honest Beauty mi sto trovando benissimo. Non ha un effetto volumizzante, però mi piace questo effetto allungante di ciglia ordinate, belle nere, quindi io questo ve lo continuo a consigliare. Come palette occhi ho poi ripescato questa di Anastasia Beverly Hills di Jackie Aina, bellissima, veramente stupenda questa palette, favolosa. Ho praticamente rifatto il look che avevo fatto insieme a voi in un Get Ready, comunque vi lascio il link nell'info box. Il colore proprio protagonista è Shockington, che è questo viola stupendo. Poi ho utilizzato questi tre colori matte e vicino al condotto lacrimale sono andata a mettere Soleil e anche un pochino dell'illuminante di Dior, quello sempre argento. Bellissimo questo look, mi piace un sacco veramente. Il viola è qualcosa di fotonico e questa palette è quella che spolvera di meno tra tutte quelle che possiedo di Anastasia Beverly Hills. Un pochino è polverosa, però meno delle altre, diciamo, e la resa sugli occhi per me è bellissima di questi ombretti. Per gli ombretti più luminosi, una cosa che faccio spesso è andare a bagnare o il pennello o il dito
con l'all-nighter di Urban Decay, il fissante spray, perché così mi durano belli brillanti tutto il giorno. Anche con gli ombretti di Natasha Denona faccio questa cosa di mettere il fissante spray e vedo una notevole differenza proprio di durata durante il giorno. Poi, per quanto riguarda eyeliner, matite, ho ripescato i Dazzle Liner di Nabla che mi piacciono sempre tantissimo, in particolare Klimt che è stupendo, questo oro rosso meraviglioso. Ho ampiamente superato il PAO, però continuano a funzionare bene e quindi li continuo ad utilizzare. E poi ho Original Sin che indossavo in un altro video, quello scorso forse, sì, quello scorso, e ho anche Current Eden che è stupendo, quindi questi li utilizzo anche da soli, andando a mettere solo un pochino di bronzer nella piega e poi metto uno di questi e apre già lo sguardo perché sono belli luminosi questi colori, molto molto belli. Per quanto riguarda le matite occhi, ho ripescato questa di Essence in gel waterproof che ha un'ottima tenuta. Questa io ce l'ho nella colorazione 04 Blue Lagoon, non so se si trovino ancora, onestamente sono un po' fuori dal giro Essence ultimamente. Comunque questa è bellissima, anche messa nella rima interna, mi tiene tantissimo durante il giorno. E l'altra invece che tiene un pochino meno è questa Long Lasting nella colorazione 27 Purple Rain, che è quella che indosso anche oggi nella rima interna, che mi si è appena sfrantumato un pezzo. Comunque questa qui però sì, non ha una gran tenuta, onestamente l'ho messa da circa 3 ore, ma sta già andando via. Poi queste goccine di Smashbox, però queste erano in edizione limitata e purtroppo non si trovano più, ma sono bellissime. Se le avete, ripescatele. Della collezione Petal Metal, le Shimmer Drops. Queste sono qualcosa di fantastico, le potete utilizzare in diversi modi. Io ho la colorazione Rose Glitz, sono praticamente pigmento in acqua. Io le ho messe anche oggi sopra al rossetto, le ho picchiettate, poi le ho messe l'altro giorno sull'ombretto, le ho messe come illuminante, sono bellissime. Va ovviamente shakerato il flaconcino prima di andarle ad applicare, hanno il contagocce fatto così. Ma queste sono bellissime, donano proprio una bella luce e messe in diversi modi, mi piacciono in tutti i modi, quindi queste se le avete riprendetele perché sono belle proprio in questo periodo. Per le labbra in questi giorni sto utilizzando prevalentemente dei burro cacao o dei gloss, quindi ho ripescato questo di Kiko, ve ne ho parlato in tantissimi video, questo è il Lip Volume che ha un effetto plumping, proprio un effetto rimpolpante nella colorazione 01 Tutu Rose, che è il dupe del Dior, il Lip Maximizer. È veramente qualcosa di spettacolare, ha proprio questo effetto rimpolpante, glossato, costa poco ed è ottimo come prodotto. Poi ho ripescato anche il Liquid Love di Clio, questo nella colorazione Oh La La, che è quello che ho applicato anche oggi. Poi sopra sono andata a picchiettare le goccine di Smashbox e ho messo anche un pochino, perché non può mai mancare, in abbinata a questo Liquid Love, il gloss Fassi di Fenty Beauty. Questi gloss sono sempre con me, e ho i mini in borsetta, ho i più grandi qui nella postazione, sono gloss che per me sono i migliori in assoluto, quindi ve li ripropongo sempre nei miei video. I Liquid Love di Clio mi piacciono molto come formula, sono tra le migliori formule di rossetti liquidi che ho provato finora insieme a quelli di Honest Beauty, perché non mi fanno raggrinzire le labbra, non mi fanno quell'effetto in carta pecorito, non mi segnano le pellicine, non mi vanno nelle rughette, non mi seccano le labbra, insomma sono molto belli come formula e come texture secondo me, e questo è il colore Oh La La, considerate poi che ho messo anche sopra il gloss.
Basta, direi di avervi detto tutto. Vi dico anche che smalto ho indosso è questo di Essie, che ho ripescato proprio oggi. È il 362 Petal Pushers, che è un colore molto particolare. Ci vogliono due passate perché con la prima passata non è perfettamente omogeneo. Questi smalti di Essie sono veramente molto buoni come smalti. Il video termina qui, andate a ripescare qualche prodotto che avete abbandonato, non lasciatevi andare in questo periodo, continuate a prendervi cura di voi stessi perché è molto importante, sia per la mente che a livello estetico ci si vede meglio, si sta meglio, ci si rilassa, quindi concedetevi una coccola che sia di skincare o di make-up che vi fa sempre molto bene. Bene, vi mando un grosso bacio e se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!